Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su God of War Ragnarok. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, abbiamo affrontato le Valchirie di Odino, ok? E abbiamo assistito alla nascita di colui che dovrebbe essere Ragnarok, colui che porterà porrà fine a questa guerra e alla vita di Odino, ok? Quindi andiamo avanti e vediamo che cosa ci aspetta. Le cose secondarie le farò in una seconda run tutte insieme, quindi andiamo a casa di Sindri. Mimir, che altro sai della maschera? Solo che era la più grande passione di Odino. Ha viaggiato per tutto l'oceano rovente di Aegir, nel cuore della stessa matrona del silenzio, per trovarla. Ha perso tutti i suoi uomini, ma per lui la maschera valeva tutto quel sangue versato. Vieni a colpire questa campana, attento, brutto bue ingombrante! Oh, ciao. E lo sentivo che sareste arrivati. Perché che... Sapete che si incontrano tutti a Midgard, vero? Ehi, gente! Volevo solo dirvi che se vi serve qualcosa, mi trovate qui o nei vecchi negozi di Brock e Sindri. So che siamo tutti devastati da quel che è successo, ma sapete, a me per prima piace tenermi occupata. Va bene, vediamo se puoi fare qualcosa. Potenziamo il Leviatano, ok. E ora stacca qualche testa. Certo, volentieri. Lame del caos. Queste sì che sono lame letali. Ne. E noi ne sappiamo qualcosa. La lancia di Odino sembrerà uno stuzzicadenti. Allora, aspetta, no, volevo vedere le armature, aspetta. Volevo vedere anche le armature. Valla a mostrare a tutti. A pennello. E guarda lì, armatura a fianchi. Woohoo! Stai da Dio! Valla a mostrare a tutti. Ok, siamo a 6. Ma tutto? Allora, questo è a 7. Questo è a 7. Sol. E quindi aspetta. Aspetta anche questo, dai. A pennello. Perfetto. Ma possiamo anche arrivare a 8. Poi oggetti speciali. Risorse. Crea Berserker. Creiamo anche questi. Un bel po' di roba. Poi vendiamo manufatti. Tutto questo solo per me? Oh, ma quanta bella roba! Aspetta, vendo tutti gli oggetti, faccio prima. Tu ok. Da appendere alla mia parete. Perfetto. E qui abbiamo. Un bel po' di roba, ok. Olè. Dove dobbiamo andare?
Ragazzi? Dove si va? Ok, ma andiamo a Midgar. A quanto pare dobbiamo andare a Midgar. Ma le possiamo andare solo qui. Beh, quindi ci siamo. L'inizio della fine. La fine di Odino. E dopo, un nuovo inizio per tutti quanti noi. Atreus. Lo so, sono solo impaziente di vedere tutti i regni che finalmente si oppongono a lui. Elfi, nani e lo stesso El. Sei molto sicuro che si uniranno? Perché devono. Dopo tutto ciò che hanno passato, devono farlo. Non credi? Ma in effetti... C'è qualcosa che vuoi fare a Midgard? Sai, no, finché possiamo. Freya e gli altri stanno ancora preparando l'attacco, perciò abbiamo tempo. No, andiamo a preparare l'attacco. Tanto le cose secondarie le faremo in un'altra run. Fratello, gli oracoli delle tue terre, secondo te, manipolavano gli eventi? Avevano dei secondi fini? Non dubito che mettessero davanti i loro interessi, ma per esperienza potevano essere ingannati dalle loro stesse profezie. Ti riferisci a un'esperienza concreta, fratello? Ma ne parleremo più tardi. Ok, quando vuoi ci sono. Si va. È probabile che tutti gli eserciti siano radunati nei propri regni in attesa del Gjallarhorn, anche se speravo che alcuni di loro fossero qui. Quando tutte le torri del regno si apriranno, ne vedremo delle belle. Odino non sa cosa l'aspetta. No. Odino si prepara da sempre. Nonostante Groa l'abbia ingannato, ha saputo la verità nei panni di Tyr. Non va sottovalutato. Discorso emozionante, fratello. Motivante. Oh, Valchirie! Wow, le Valchirie sono diverse. Bentornati. Il Disvini mi ha detto del vostro successo, per cui abbiamo rivisto i piani. Beh, che Ragnarok sarebbe senza il Ragnarok? Chi ha accettato di unirsi? Vedo le Valchirie. Molto di più. Sono rinate, corporee incontaminate, grazie all'aiuto di non poca magia Vanir. Ora sono Skjaldmaer, fanciulle dello scudo. Bene. E tuo fratello? È qui. Gli Elfi hanno dichiarato una tregua per affrontare Asgard. Avremo un vantaggio aereo. E con l'esercito di El come avanguardia... E che ci dici di Sindri? I nani combatteranno? Non l'abbiamo sentito, ma c'è tempo. E credo che abbiamo tutto il necessario per fare strada alla bestia Ragnarok. Bene, se me lo dici così, perché devo preoccuparmi? Sigrun, è bello vederti così... viva. Oh, sì, non ero in me l'ultima volta. Sono felice che stai bene. Mia regina, le Skjaldmaer verranno suddivise tra gli eserciti in entrata da Alfheim, Elheim e da qui, Midgard. Siamo pronte. Kratos, Atreus, Mimir, vi prego di scusarmi. Oh, allora buonanotte. Freya,
Hai stabilito il percorso di uscita da Asgard? Se le torri sono l'ingresso, contiamo che fungano anche da uscita. E se non lo sono? Sappiamo a cosa andiamo incontro. Al piano manca solo una cosa. Il comandante. L'onore è tutto tuo. Hai il giusto diritto e il rispetto delle tue truppe. E hai anche già affrontato questo nemico. Ho costretto le sue truppe di invasori a uno stallo. Ora gli invasori siamo noi. È un assedio al suo territorio. Sul campo voglio il nostro generale di guerra più esperto. Onori, profezie e campioni non mi interessano. A me interessa vincere con voi. Freya. So quello che chiedo. Tu dormici sopra. Ci siamo. Kratos, la tua tenda è a destra. E Atreus, la tua è a sinistra. La mia. Un giovane guerriero merita i suoi spazi, non credi? Sì. Wow. Grazie. Ora dormici sopra. Domattina mi farai sapere ciò che hai deciso. Ah, va bene. Destra, ok. Quindi era questa, stavo andando giusto. Regni in guerra. Andiamo di riposare. Posso parlare un momento con Ymir? Non so cosa l'indomani porterà, ma se questa sarà la nostra ultima notte, vorrei provare sentimenti diversi dall'odio. Ti va di raccontarmi una storia buffa? Non c'è cosa che ami di più, tranne forse ballare, anche se ho dimenticato i passi. Scusa, cara, ma io non racconto storie buffe. Tu racconti solo storie buffe, Mimir. Non potrei mai contraddirti. Posso dormire qui stanotte? Cerca di placare la mente. Non ci riesco. Allora, io ti racconterò una storia. Se mi addormento, prometti che la finirai domani? Certo. Ora chiudi gli occhi. C'era un uomo anziano che tagliava la legna per il suo villaggio. Ogni sera l'uomo si caricava la legna sulle spalle e la distribuiva agli abitanti. Ma la legna era pesante e lui diventava sempre più debole. Così un giorno gettò a terra la legna
perché non ne sopportava più il peso. E poi implorò che la morte arrivasse presto. E quando la morte arrivò, lui era l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna lei! A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. Era una persona speciale che voleva proteggere la gente. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi, a proteggerci. A guidarci verso casa. La mia richiesta ti turba? La morte è una parte naturale della vita, amore mio. Vorrei solo essere pronta quando verrà il mio momento. Sono cose che noi mortali dobbiamo fare. Sono felice che tu ti prepari per me. Non parli. Non ho nulla da dire. Beh, di qualcosa. Mi piace tanto la tua voce. Una pira funebre. Avrei fatto diversamente. Ossia? Ecco come ha marchiato gli alberi. Da noi, i nostri cari li seppelliamo. Mi avresti sepolta sottoterra per l'eternità. Ti avrei avuta accanto a me. Toccante. Chissà che sollievo stare con il mio corpo putrefatto. Hai già tentato di farti carico della tua sorte, no? Quello fu diverso. Nelle circostanze, sì, ma non nello scopo. Ti prepari per un futuro lontano. Abbiamo tanto tempo a disposizione. Vorrei migliorare il futuro.
che esisterà senza di me quando verrà il momento. Per te e per nostro figlio. Cammineremo sempre fianco a fianco. Tu sarai sempre parte di me. E io sarò sempre parte di te. E quando non ci sarai più, quella parte di me morirà. Fai restare senza di te. No. L'epilogo dell'amore è il dolore. Eppure noi amiamo, nonostante l'inevitabile. E apriamo il nostro cuore adesso. Quando la pira sarà esausta e avrai raccolto le mie ceneri, spargile dal picco più alto di tutti i regni. Tu farai questo per me. Il dolore è profondo per chi ha amato davvero. Apri il tuo cuore al mondo come l'hai aperto a me e troverai tante ragioni per continuare a viverci. Che succede? È ora. Ci vediamo fuori, padre. Signore. Speravamo di poter combattere di nuovo con te, mia regina. Anch'io. Non come regina, ma come sorella. Sei pronto? Sì. Sarò il vostro generale. Sarà un vero onore combattere al tuo fianco, generale. Sì, fratello. E io sarò al tuo fianco. Allora, qual è il tuo ordine? Al tempio. Ok, vediamo di andare ancora un pelo. Nah. Molto bene, ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao, belli!